Amici di Total Photoshop, benvenuti a questa nuova puntata di WordPress. Io sono Andrea e quest'oggi partiremo con un argomento che probabilmente si dilaterà a qualche puntata da qui in avanti, che riguarda la traduzione del nostro sito WordPress. Ovvero il nostro MTB Just for Riders è un sito volutamente in italiano, ok? Abbiamo realizzato il nostro sito, ma dato il successo, dato insomma gli anni di pubblicazione, il pubblico che insomma sta avvicinandosi anche al di fuori dell'Italia, o comunque è lì che vogliamo andare, lì che vogliamo insomma, per far crescere il nostro sito, vogliamo andare anche a prendere del pubblico internazionale, quindi la prima lingua ovviamente che valuteremo è l'inglese. Stiamo proprio pensando di replicare il nostro sito in una lingua, in più lingue, ok? Quindi ovviamente il discorso fatto per una, noi prenderemo l'esempio del replicarlo in inglese, ovviamente vale per tutte le lingue che volete, ammesso che di essere in grado di tradurlo, insomma. Noi ovviamente non entreremo nel dettaglio linguistico, vediamo però l'aspetto tecnico, come realizzare questa cosa. Chiunque di voi che realizza siti web per il proprio cliente ha avuto la necessità di mettere in campo questa azione. Ripeto, ci sono diversi sistemi per farlo, ci sono dei plugin che consentono insomma di creare in modo spedito i propri post, i propri articoli e pagine, effettuando poi la traduzione. Non parlo di traduzione automatica, attenzione, perché non sono assolutamente accettabili, però ovvero avete provato a utilizzare il traduttore di Google, no? Non ci possiamo affidare a strumenti di questo genere. In ogni caso, tecnicamente come possiamo realizzare questa cosa? Pensate al vostro sito, pensate in alto a destra, posto classico, alle, non so, la bandierina americana o inglese, per far capire praticamente che abbiamo anche una versione tradotta del sito. Potrebbe essere una select, quindi andare a scegliere la lingua. Ok, ma dal punto di vista tecnico cosa dobbiamo realizzare? Beh, potremmo scegliere se avere un dominio un terzo livello, ovvero il nostro sito si chiama MTB o quello che volete, .it. Potremmo avere invece uno mtv.it slash, ok, slash en come English. Questo è l'esempio che prenderemo noi. Oppure il dominio di terzo livello, vi dicevo, che potrebbe essere en oppure English oppure international.mtv.it se avete registrato il .it. Diciamo che se dall'inizio l'intenzione è quella di andare a livello internazionale, forse non si va a registrare il .it, ma si preferisce un .com, ovviamente, un .net o quello, tutto quello che oggi giorno c'è a disposizione. In ogni caso, per avere nel secondo esempio lo slash en come o eng o quello che volete, quindi due o tre lettere che indichino appunto la lingua in questo caso, come si fa questa cosa? Come possiamo avere a disposizione questo indirizzo? Beh, la cosa è molto semplice, è sufficiente creare una cartella nel nostro spazio web. Dove fare cosa? Lo vedremo tra un attimo. Quindi andiamo a vedere il nostro sito. Quindi l'indirizzo un po' particolare, ovviamente, perché questo a dire la verità utilizza lo stesso sistema all'interno di Total Photoshop, quindi in uno spazio web abbiamo questo wp-tutorial, ok? Quindi tutorial di WordPress, e qui abbiamo il nostro MTB Just for Riders. Ora ipotizziamo che questo sia un indirizzo un pochino più consono al nome del sito e all'argomento, quindi mtb.com o quello che volete, va bene. Noi utilizziamo al solito Dreamweaver, vi ricordate, per i nostri progetti, per i nostri progetti web. Io vado a visualizzare all'interno, vedete, a sinistra siamo nella parte online, qui in locale. Io, vedete, ho il tema MTB che è quello in uso. Guardate cosa faccio. Io vado a selezionarlo, il tema in uso, e gli dico mostra nel Finder, ok? E automaticamente vengo trasportato, ok, nella finestra del Finder in cui ho praticamente i file in locale, ok? Allora, all'interno del mio MTB, ok, io praticamente ho, questo è il tema, ok, che ho in uso
del mio sito, e questa è la versione ovviamente in italiano. Bene, questo praticamente è il mio sito in questa lingua, e tutto quello che devo fare io è andare invece nel mio spazio web a creare praticamente un'altra cartella in cui praticamente cosa farò? Andrò a creare una nuova installazione di WordPress, perché genererò un altro sito, ok? Un altro sito con le stesse caratteristiche, quindi vedremo come duplicare il sito, mantenerne l'aspetto, mantenerne i contenuti, che però ovviamente dovremo andare a tradurre. E fatto questo, avrò quindi una versione duplicata di MTB Just for Riders, e tutto quello che dovrò preoccuparmi di fare e andare a tradurne i contenuti. Da lì in avanti attenzione che poi ci sarà una pubblicazione in parallelo. Però qual è la cosa comoda anche dell'avere due versioni, due siti veri e propri? Il fatto che probabilmente potrebbero non essere anche le stesse persone a portare avanti l'aggiornamento dei contenuti, a pubblicare i post, ok? Potremmo avere dei collaboratori, dei blogger, magari anche a distanza. Oggigiorno ovviamente questo non ha più significato, il dove ti trovi, ok? Quindi dei collaboratori, magari proprio di lingua madre inglese, che vadano ad aggiornare i contenuti, magari anche più pertinenti, più adatti al pubblico di quella lingua, di quella nazione, eccetera, eccetera. Ok? Quindi abbiamo una cartella con un'installazione che è quella del nostro WordPress in italiano. Andremo a crearci un'altra cartella per installare la versione praticamente in inglese. Quindi ci ritroviamo praticamente in questa posizione, ok? Qui c'è il nostro WP Content, dove abbiamo all'interno i nostri temi, eccetera, eccetera. Vedete che tutto questo è MTB, ok? Noi dovremo poi andare a generarne un altro. Quindi noi ci creiamo in questa posizione, cioè nella main directory del sito, che per noi è questo WP Tutorial, ok? Quindi io mi porto in questa posizione, ok, di nuovo vado a vederlo nel Finder, devo andare a questo livello in MTB, al suo interno vado a creare una nuova cartella che chiamerò ENG, ok? Aggiorno praticamente questo file, torno praticamente in Dreamweaver, e se vado ad aggiornare i file presenti vedete che trovo questo ENG. Ci siamo? All'interno di questa cartella ng ancora la devo uploadare, la devo portare sul mio spazio web. Faccio un bel upload della cartella e vedete che adesso la ritrovo qua. In questo momento non c'è dentro nulla, dovremo fare un'installazione di WordPress, cosa che assolutamente vi farò trovare pronto alla prossima puntata. In questo momento possiamo provare a copiare questo file index, ok, e quindi lo copio e lo incollo. Vedete questa copia, prendo la copia, la porto all'interno della mia cartella, eccola qua, vado a rinominarlo, eccolo qua. Ovviamente adesso al suo interno avremo il richiamo a degli elementi che in questo momento non esistono, ok? Questo è un file, è un PHP, allora noi proviamo a fare una cosa. Noi facciamo una chiusura del PHP qua, ok? E qui facciamo un echo, stampiamo qualcosa, ok? Echo, virgolette, punto e virgola, ciao. Salviamo il tutto, uploadiamo. Ora andiamo da questa parte, abbiamo creato una cartella che si chiama esattamente ENG, ok? E NG. Eccoci qua. Vedete che siamo, questo è l'indirizzo praticamente, vi ricordo che questo è un indirizzo che è poco pertinente, ma è il nostro www.mtbjustforrider.it.com, quello che volete, /en, ENG come English o quello che volete, vi porta in un altro, ovviamente in un altro spazio, dove avremo un'altra installazione. Nelle prossime puntate vedremo appunto come duplicare il nostro sito, ok, per avere a disposizione una copia da tradurre, quindi per portare, voglio dire, il nostro
MTB Just for Rider, il nostro sito Oltre Frontiera. Avete visto che digitandolo nel percorso del browser ci porta esattamente dove ci deve essere un index, ok, che ha stampato esattamente la stringa che abbiamo dato, assegnato all'eco. Nella prossima puntata vedremo appunto come replicare il nostro sito. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi ricordo che se qualcosa non vi è chiaro, avete bisogno di assistenza, mi potete contattare, il gear_tp su Twitter, pagina fan di Facebook, potete scrivere nei messaggi del video che state guardando o ovviamente mandarmi una mail. Grazie ancora e con WordPress ci vediamo alla prossima puntata.